si intitola Ci sto a fare fatica ed è il progetto rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni che intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell'impegno e della fatica, stimolando gli adolescenti a valorizzare al meglio il tempo libero estivo attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni. I giovani partecipanti sono stati coinvolti nei mesi di giugno e luglio in una serie di attività settimanali dedicate alla cura del bene comune. Questa mattina il progetto è terminato con la riqualificazione dei giardini radicioni in centro storico a Fano. Ci sto a fare fatica, ha coinvolto 40 ragazzi che veramente hanno dato un contributo importantissimo alla città di Fano, perché si è svolto in 4 settimane con l'aiuto anche degli Endimol, che appunto sono delle persone che si sono messe a disposizione del circolo ricreativo e anche della Caritas, delle associazioni che ci hanno dato una mano, e anche dei tutor, proprio ragazzi con i ragazzi che li hanno controllati, li hanno supportati in tutte le mansioni. Siamo intervenuti in diversi luoghi della città, ci troviamo qui ai Giardini Radicioni, dove appunto abbiamo fatto una riqualificazione generale da quello che è stata il dipinto fuori delle mura di questo giardino alla riqualificazione dello spazio stesso. Oltre questo luogo siamo intervenuti in un asilo, siamo intervenuti in altri luoghi della città dove i ragazzi hanno fatto veramente di tutto, dallo spazzare delle foglie al rimettere in sesto delle panchine, al migliorare la città. Questo è un tema importantissimo perché i giovani hanno uno spazio fondamentale, sono protagonisti perché non sono il futuro ma sono il presente. Credo che, come è scritto anche qua nella frase, sia quello di prendersi cura degli altri, ma in questo caso anche del bene comune, non solo un gesto eroico ma anche un gesto nobile, è un bel esempio per la comunità. Io lo dico non solo per il comune di Fano, ma come presidente dell'ambito anche per tutti i comuni dell'ambito, sono 5 quelli che hanno partecipato e li ricordo: Mondolfo, Mondavio, Pergola, San Lorenzo in Campo e Fano, per un totale di circa 100 ragazzi e ragazze che in queste settimane sono stati veramente un esempio per tutte le nostre comunità. Oltre ai ringraziamenti da parte dell'amministrazione comunale e a un momento di condivisione, a ciascun partecipante è stato consegnato un riconoscimento che potrà essere speso in abbigliamento, libri scolastici, cartoleria, libri di lettura e tempo libero. Sono uno dei 40 ragazzi che hanno partecipato a questo progetto di Ci sto a fare fatica e veramente è stato un progetto che ha veramente gratificato tutto il gruppo, perché dove abbiamo anche socializzato, abbiamo soprattutto lavorato per la città, abbiamo appunto dato le nostre forze dove c'era bisogno. È un progetto che comunque consiglio a tutti i ragazzi perché comunque permette di trascorrere l'estate in compagnia, socializzare e conoscere nuove persone, soprattutto è un passatempo, diciamo, ecco. Un progetto molto utile per, anche per, diciamo, ripulire la città e renderla più bella.